Il periodo imperiale era il più grande monumento mai costruito, ancora fino ad oggi le sue dimensioni sono ineguagliate, dedicato agli spettacoli. Era un monumento lungo 600 metri, largo almeno 140 metri, che aveva una capienza eccezionale. Le fonti antiche ci parlano di 150.000, 250.000, addirittura una cifra intorno ai 400.000 nel IV secolo. Si aspettava l'alba per entrare e occupare i posti migliori e poi da lì partivano gli spettacoli, il tutto condito da processioni religiose, da intermezzi, anche da momenti in cui si mangiava. Questa è la parte meglio conservata del circo. Si possono vedere appunto una parte delle arcate che sostengono le gradinate, la galleria inferiore e la galleria anche abbastanza stretta da cui si distribuivano tramite accessi e scale più di 2/3 del pubblico. Il circo è il circo di Roma, il circo romano, il modello architettonico del circo è concepito in maniera assolutamente, noi diciamo moderna, ma in realtà l'hanno fatta prima loro. La gente sapeva dove doveva andare, per cui gli intralci erano minimi. Ci sono le scale di risalita, le scale per la media cavea, tutto è molto regolato. Addirittura ci sono le latrine, perché un edificio del genere con una tale quantità di pubblico doveva assolutamente essere dotato di servizi igienici. Più vicini allo spettacolo venivano occupati chiaramente dalle classi più alte, quindi senatori e cavalieri, e così via a salire. Per cui questa è la galleria più grande, doveva essere splendidamente decorata, immaginiamocela decorata con marmi, con pitture. Le corse, venivano tante corse durante la giornata, con tante squadre, con le quattro squadre principali che venivano riconosciute in base ai colori. E i cavalli si alternavano, quindi era abbastanza impegnativa come manifestazione. C'erano dei premi in denaro e soprattutto la fama, perché l'auriga vincitore era un vero e proprio idolo delle folle ed era una figura portata in trionfo, insomma, anche perché il tifo era un elemento che caratterizzava la folla romana. La nascita delle corse si fa risalire a Romolo, gli ultimi spettacoli avvengono nel VI secolo, quindi immaginiamo, cioè non ci sono confronti, uno spazio che viene così occupato e così dedicato agli spettacoli si trova solo a Roma.